Professor Paolo Cambone. E voi ragazzi? Valeria Anup. Sentite, noi siamo diciamo gli altri ragazzi che stanno seguendo questo corso di audiovisivo e di cinema, già conoscevano questo sport. Noi siamo un po' profani, quindi intanto se ci potete dire la pronuncia perfetta dello sport. Badminton. Ok. E ci siete arrivati sia lei diciamo da professore sia i ragazzi comunque da quello che già mi diceva lo stanno diciamo praticando a livello comunque agonistico. Sì. Cioè, come si arriva a una scelta di uno sport comunque che è considerato un po' alternativo, nuovo, inedito? Da insegnante incuriosito in occasione di una dimostrazione trovato interessante da proporre ai ragazzi in chiave di lezione e di educazione fisica. Una serie di elementi di carattere dinamico che permettono di gestire un'attività divertente ma facendo comunque lavorare i ragazzi, perché comunque alla fine il lavoro diventa intenso, non ci se ne accorge ma si riesce a lavorare anche intensamente. Un carattere diciamo decisivo per valutare questo sport forse il concetto proprio di velocità come... Uno dei suoi elementi sì, è il dinamismo. Mi diceva che la pallina arriva, la pallina non so se è il termine giusto, come volano in Italia, volano. Tutto lo sport è conosciuto come volano e l'attrezzo lo chiamiamo volano. Ok. Negli smash, nelle schiacciate arriva a raggiungere nel momento dell'uscita i 400 km orari, che è la velocità di conduzione dell'impulso nervoso del nostro corpo. Quindi... pensiamo che nel tennis i servizi o gli smash più potenti arrivano a 230-240 km orari in uscita. Come riesce a essere più veloce del tennis? Per il poco peso dell'attrezzo che viene colpito e anche la forma aerodinamica, la maggiore velocità e permanenza dell'attrezzo a contatto con le corde della racchetta. Voi ragazzi diciamo ci siete arrivati anche voi un po' per caso oppure comunque conoscevate già questo sport, vi incuriosiva, vi attirava? No, io conosco da piccola, perché io sono nato in India, noi giocavamo sempre, non come una sport, però giocavamo per... Come il calcio in Italia, diciamo. Sì. A me invece me l'ha fatto conoscere il professore un giorno a scuola. E non lo conoscevo proprio. Voi adesso lo state praticando però come mi dicevate a livello agonistico A livello scolastico ma con un lavoro abbastanza intenso. Sono due dei quattro elementi della squadra che pochi giorni fa ha conquistato il titolo di campioni regionali nei giochi sportivi studenteschi del Ministero e tra poche settimane parteciperanno alle finali nazionali. C'è comunque una diffusione abbastanza capillare di questo sport? Cioè in Italia non esattamente capillare, siamo un po' indietro rispetto ad altre realtà europee. In Italia è molto diffuso al nord, ha una forte presenza in Puglia e in Sicilia e nel centro Italia è un po' meno diffuso. Il Lazio sta facendo un po' da
Quindi voi siete un po' dei pionieri, diciamo. Di... No, perché ci sono comunque delle realtà importanti a livello di società sportive, però in ambito scolastico siamo una realtà dall'anno scorso che abbiamo avviato questa attività in questa scuola e stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro. Svariati altri suoi colleghi che conoscono e praticano questo sport su Roma, anzi su Lazio ci sono una settantina di scuole, a Roma parliamo di scuole superiori e altrettante medie, a Roma ce ne sono in tutto tra medie e superiori in cui viene praticato partecipando ai giochi sportivi studenteschi un'ottantina, ma ci sono altre realtà che lo praticano a scuola ma nella lezione di educazione fisica poi però non partecipano agli studenteschi. Visto che le vostre sono squadre miste, ma superato un certo livello è diviso poi in maschile e femminile oppure... C'è un'attività individuale, c'è un'attività di doppio e c'è un'attività di squadra. L'attività scolastica è organizzata come attività di squadra in cui quattro elementi disputano due singolari, due doppi dello stesso sesso e un doppio misto, col vincolo che ogni ragazzo deve svolgere due incontri. È uno sport che sia voi da studenti che lei da professore avete intenzione poi di continuare a praticare o in qualche modo è una curiosità, una cosa che vi piace, che state sperimentando così a tempo e poi magari tornerete a sport più banali, fra virgolette? No, io mi piace continuare, ho smesso anche di giocare calcio per continuare questo sport, quindi... E questa è la frase decisiva, ho smesso di giocare a calcio per praticare questo sport. Sì. Senti, tu invece? Io invece l'anno prossimo purtroppo smetto perché cambiando scuola non posso più giocare, però mi piacerebbe comunque continuare perché... Cercare qualche contesto extra scolastico. C'è l'ultima domanda, che costa o è abbastanza economico? Perché... Penso ci sia bisogno solo di una racchetta, no? Qual è la, diciamo, l'attrezzatura diciamo, per essere giocato? Mi sembra abbastanza economica. L'elemento fondamentale è la racchetta, si può giocare impegnando 60, 70, 100 euro per buone racchette. E il resto scarpe da... Dico, uno sport assolutamente economico e praticabile. Sì, da... quel che costa poi nel praticare un'attività agonistica, quindi organizzata a livello federale, sono i volani, perché nell'attività scolastica quelli che avete filmato prima voi sono volani in plastica che hanno un costo inferiore perché si deteriorano di meno e sono questi qui. Invece nell'attività federale si utilizzano volani con piume d'oca che si deteriorano molto più facilmente e costano di più e ogni volta che si partecipa ad un turno di gare... Qual è il vantaggio? Sono più leggeri questi con il piume? Sono più performanti quelli piume d'oca, colpiti raggiungono velocità maggiori e quindi anche distanze maggiori, però come dicevo si deteriorano molto più facilmente, per cui a livello scolastico e anche a livello di principianti in società sportiva si lavora con questi volani qui in plastica. L'attività federale invece prevede tassativamente volani in piume d'oca. Noi vi ringraziamo il liceo Pacinotti. Grazie. Della scuola Pacinotti. Io ho già 4 anni che ne sono uscito e praticando il Pappington solitario. Pappington solitario è un'applicazione per il cellulare e si
pratica questo sport da soli, però qui ci sono degli amici del centro di recupero che forse qualcuno ancora non ce l'ha fatta del tutto. Io ci sono riuscito grazie soprattutto alla famiglia, ai miei genitori che mi hanno aiutato, mi portavano da mangiare, mi tenevano chiuso nella stanza perché sennò uscivo e volevo giocare a badminton. E ho perso mia moglie, ho perso il lavoro e adesso sono qui e aiuto loro. Mi realizzo in questo compito, in questo servizio, e volevo sapere anche le loro storie, fare qualche domanda alle persone che insieme a me ce l'hanno fatta, che sono Stefano, Federica e Francesco. E abbiamo qui, vedete queste sedie con la racchetta senza nessuno, sono Renzo e Lucia, due nostri carissimi amici che non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a uscire dalla spirale del badminton, la loro vita è andata sempre peggio e finché si sono spenti in un ospedale di a Velletri. È stato bruttissimo il fatto che sia avvenuto a Velletri. E basta, passiamo oltre e sentiamo le nostre storie. Partiamo proprio con quella di Francesco, che ci dirà pure come ha fatto questa brutta fine Renzo, di cui è rimasta solo questa racchetta. Francesco, dici. Ciao a tutti, sono Francesco, sono 10 giorni che non gioco a badminton. Renzo era un amico che ci ha lasciato perché non riusciva a levarsi il vizio di portarsi a letto le racchette, brutto. E gli piaceva molto fare sesso con le racchette da badminton. Piace anche a me, però fortunatamente sto riuscendo a uscirne qui grazie a tutti voi, quindi grazie a tutti e tutto qui. Il badminton spesso da questo tipo di dipendenza, una dipendenza anche fisica, sentimentale, sessuale. Ci sono persone che si innamorano della racchetta se sono uomini, donne che si innamorano delle palline da badminton, e proprio su questa storia sentiamo Federica e la sua esperienza. Ciao a tutti, io sono uscita dalla droga del badminton, se così si può definire, in seguito alla morte di una mia cara amica che durante una partita ricevette una palla a 400 km orari e non ce l'ha fatta. E in seguito anche a una gravidanza che ebbe un'altra mia amica, Alice. Niente, è una droga veramente terribile, non se ne può uscire. Quindi ho trovato il coraggio di venire qui oggi e parlarne con voi. Facciamo un applauso a Federica. Volevamo anche farvi sentire l'esperienza di Stefano, proprio perché chi ci guarda dall'altra parte dello schermo non faccia gli errori che ho fatto io, che ha fatto Federica, che ha fatto Francesco e che ha fatto Stefano. Stefano forse è proprio la storia peggiore. E raccontacela, Stefano. Io sono Stefano, sono 5 mesi che non gioco a badminton e fortunatamente sono riuscito a uscirne grazie anche alla droga, a cui sono riuscito a riprendere la mia vita di sempre. Adesso ancora ogni volta che vedo una racchetta ricordo, tengo i ricordi. Basta, ciao. Pensi che grazie alla droga ce la farai a uscire dal badminton? Droga prendi? All'inizio ho provato anche, diciamo, con cose, ho provato con la cocaina, poi ho cominciato a drogarmi con le siringhe, con l'eroina, ho cominciato anche, spero di riuscire a mantenere come sto mantenendo fino adesso. Anche l'alcol mi è stato d'aiuto, non
stato un brutto periodo. Quindi grazie all'alcol e alla droga finalmente sei riuscito da una droga peggiore? Soprattutto la droga riesce ad aiutare e a far uscire da questo giro che veramente non lo auguro a nessuno. E ora tutti noi vorremmo fare un appello perché le nuove generazioni soprattutto non cadano nel nostro vizio. E per aiutare chi è fuori da questa stanza vorremmo che il 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi venisse devoluto alle vittime del badminton. Il mio sogno è una fondazione contro la violenza verso le racchette. Vorrei che venissero aperte delle case famiglie per le ragazze che, come la mia amica Alice, sono rimaste incinte delle palline da badminton. E io adesso sto riuscendo a uscire e sogno che quando sarò riuscito a uscire completamente voglio istituire una fondazione in onore dei miei amici, la fondazione Renzo e Lucia, che aiuti i giovani ragazzi come me che sono caduti nel giro distribuendo droghe per aiutarli. Sogno di poter fare questo e spero di riuscirci. Scusate, io ogni tanto devo giocare un minimo col telefonino a badminton perché sennò rischio di ricadere nel vero badminton. E tu invece, Francesco, come riesci a resistere? Se tocchi una racchetta, so che adesso invece riesci a mantenere una calma e non cadere nel desiderio e nell'eccitazione. Puoi darci una dimostrazione della ritrovata serenità? Bravissimo! Lucia! Ne abbiamo perso un altro. Avanti! Salve! Salve, vorrei iscrivermi anch'io. Assolutamente sì, come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo. Lorenzo, anche tu ce la farai. Speriamo. Ce la farai. Badmintonisti anonimi! Per uscire dal racket. Partiti. Badmintonisti anonimi! Per uscire dal racket. Era dimenticato che palla. Di palla stavolta. Cioè, quando racket scandisci lo proprio di per uscire dal racket. Aspetta, faccio il segno con la mano. Sì. No, benissimo. Ciao. No. Tito. Badmintonisti anonimi! Per uscire dal racket. Solo io guardavo la telecamera. Io non stavo guardando la telecamera. Io non mi sto guardando. Cioè io prima chiedo, poi tu mi dici no, ti guarda la telecamera e poi non guarda nessuno. Guarda te, dai, entra in campo con la mano. Sentiamo come film, non come cortometraggio. Ma tu pensa a farne una serie da web sul web, tipo badminton la serie. E siamo un gruppo e vogliamo fare una partita, che ne so. Fondazione Renzo e Lucia da distribuire. Ah, voglio che sia istituita una fondazione Renzo e Lucia per la distribuzione della droga. Per uscire. Costituita già. No, vabbè, mettiamola come desiderio, dai. Come desiderio, per dire. Vorrei che... Yeah.
ne fai? Fa di Lucia. Ok, poi guarda il... No, mannaggia. Stop.